Ciao a tutti, eccoci qua. Allora, nuovo video, nuova recensione. Allora, film appena uscito al cinema, un film diciamo per tutta la famiglia. È un film diretto da Steven Gagan ed è Doolittle. Allora, che cos'è Doolittle? Doolittle, noi forse siamo abituati a vedere il dottor Doolittle di Eddie Murphy. Eddie Murphy ci ha abituato con i suoi film sul dottor Doolittle, che erano 5. I primi due mi sembra che uscirono al cinema, il terzo, il quarto, il quinto no, ma anche perché non era più protagonista, e la protagonista era l'attrice che interpretava la figlia, quindi era una, diciamo che aveva un po' la trama dell'originale Dolittle, da cui è tratto il romanzo, però ovviamente ambientato ai giorni d'oggi. Invece il Doolittle di cui è stato tratto questo film e il libro, che si chiama Il viaggio del dottor Doolittle, parla di un medico che cura gli animali e ha questa dote di parlare con gli animali. Questo medico a un certo punto decide di fare un viaggio con la moglie, però durante questo viaggio nella nave dove erano praticamente all'interno per poter arrivare a destinazione, durante una tempesta la moglie purtroppo morì. E allora lui, dopodiché, cade in depressione e si rinchiude nella sua villa con tutti i suoi animali. Non vuole più uscire, non vuole più mettersi di nuovo in servizio. A un certo punto arriverà una bambina con un altro ragazzino che si incontreranno per caso. Arriveranno al dottor Doolittle. Questa bambina viene dalla regina d'Inghilterra, inviata dalla regina d'Inghilterra, per proprio chiamare il dottor Doolittle per curare la regina, perché la regina è convinta anche che Doolittle curi anche le persone, anzi mi sembra che curi anche le persone, non cura solo gli animali, però insomma era un medico a tutti gli effetti, quindi curava sia animali che persone. Quindi lui dovrà partire per questo viaggio e andare dalla regina e salvarla. Da lì succederà di tutto. Robert Downey Jr., che è il protagonista del film, mette in scena un dottor Doolittle molto diverso da quello che siamo abituati a vedere con Eddie Murphy, però molto più vicino al romanzo, quindi quasi un personaggio molto romanzato, un personaggio anche molto, molto serio, però quelli, diciamo, i personaggi più divertenti sono gli animali, che sono da contorno nel film, e in più, vabbè, ovviamente ci sono i bambini. Gli animali, quindi, diciamo che aiutano anche Doolittle nella sua, diciamo, avventura che deve affrontare. Quindi si arriverà a un punto che, diciamo, una mano lava l'altra. Lui addirittura arriverà aiutare anche un drago. Quindi diciamo che è molto
più fantasy, molto più romanzato, molto più un romanzo per ragazzi, Dolittle, più che il dottor Dolittle di Eddie Murphy. Il dottor Dolittle di Eddie Murphy era primario di una clinica, chirurgo, e lui a un certo punto scopre che ha questa dote di parlare con gli animali. Quindi si metterà anche a curare gli animali, ma non va in altri mondi e cura draghi, no, no, assolutamente. Siamo nella realtà, l'unica cosa è che ha questa dote di parlare con gli animali. Gli animali parlano in questo film, parlano con Dolittle, gli umani ovviamente non lo sentono. È un po', il concetto è lo stesso. Io l'ho trovato un film molto di intrattenimento, un film per ragazzi, ma non solo, anche per tutta la famiglia. E è bello anche perché ha una morale al suo interno. Poi vabbè, come regia e sceneggiatura è buona, la fotografia è molto colorata, mi sono piaciuti molto i colori che ha nelle inquadrature, sono molto belle, molti, molti colori, quindi è un film anche molto colorato, non vediamo quasi mai scene buio, che cosa. Quindi vediamo molto, molti colori in questo Dolittle. È un film di intrattenimento, un film per tutta la famiglia e non solo, quindi devo dire che sono rimasto molto soddisfatto già dai trailer. La cosa mi incuriosiva e una volta visto mi ha diciamo soddisfatto. La visione è stata abbastanza soddisfacente. Quindi Dolittle io vi consiglio di andare a vederlo con la famiglia ovviamente. Mi sembra ancora nei cinema lo trovate, quindi se vi capita, non sottovalutatelo. Niente, questo è il mio video per oggi e noi ci vediamo alla prossima. E spero con un altro film appena uscito al cinema, o altrimenti riprenderò la sezione cult. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.